Questo pensiero ti è mai passato per la mente? Se gli alieni esistono davvero, perché non ci hanno ancora contattato? E con l'enorme numero di avvistamenti che avvengono in tutto il mondo, sembra decisamente che il 2024 sarà l'anno in cui gli alieni entreranno finalmente in contatto con l'umanità. Questa interazione sarà pacifica o ostile? Solo il tempo lo dirà. Per ora, tutto ciò che sappiamo è che l'attività aliena e UFO è ai massimi storici e tutto ciò dimostra solo una cosa, che in realtà non siamo soli in questo vasto universo. Quindi diamo un'occhiata a quante volte gli alieni si sono presentati proprio di fronte a noi. Intendiamoci, alcuni di questi avvistamenti sono stati registrati da rispettato personale militare utilizzando attrezzature militari ad alta tecnologia, aggiungendo ulteriore credibilità a qualcosa che si ritiene ancora sconosciuto. Quindi, senza perdere altro tempo, diamo un'occhiata a questi 5 scioccanti avvistamenti UFO. Numero 1. UFO segnalato sull'aeroporto La Guardia di New York. Questo è l'ultimo avvistamento della lista. Questo avvistamento scioccante è avvenuto proprio di recente, nel marzo 2024. Michelle Reyes era su un volo commerciale sopra l'aeroporto La Guardia di New York il 25 marzo. Stava registrando casualmente un video dello skyline di New York come fanno la maggior parte dei viaggiatori mentre il loro aereo si prepara ad atterrare, quando all'improvviso ha notato qualcosa di molto insolito. Vide un oggetto nero simile a un disco dall'aspetto misterioso e inquietante che sfrecciava davanti al suo aereo da destra a sinistra. L'oggetto oscuro viaggiava a circa 2500 piedi sopra il livello del suolo ed era relativamente vicino all'aereo. Il movimento era molto rapido, ma se mettiamo in pausa il filmato, potete vedere chiaramente che questo UAP non era né un drone né un aereo con equipaggio che abbiamo osservato. Ora vediamo il filmato in tempo reale. Anche se consideriamo il fatto che l'aereo e l'UFO si stanno muovendo in direzioni opposte, sembrava comunque che l'UFO si stesse muovendo a velocità enormi, come un aereo da caccia. Nessun drone artificiale può ancora raggiungere la velocità di una macchina durante il volo. Dopo aver registrato il filmato, Michelle Reyes ha immediatamente inviato un'email alla Federal Aviation Administration per far sapere loro cosa ha visto. Ma anche la FAA non ha ancora idea di cosa fosse il misterioso disco nero. E questa non è la prima volta che un UFO viene visto volare vicino ad un aeroporto. Numero 2. UFO in volo sopra l'aeroporto di Porto Rico. Questo incidente è avvenuto ad Aguadilla, una città di Porto Rico. L'avvincente filmato è stato catturato nell'aprile 2013 sopra l'aeroporto Rafael Hernández da un aereo della Dogana e della Protezione delle Frontiere. In questo filmato, possiamo vedere chiaramente che la telecamera a infrarossi lungimirante che tracciava il movimento di questo UFO trovava estremamente difficile tenerne traccia a causa della sua intensa velocità e del suo movimento agile. Nel filmato possiamo vedere un oggetto simile a una sfera volare rapidamente prima sopra l'aeroporto e poi sopra strade ed edifici commerciali. Anche il personale militare che ha catturato il filmato ha affermato che l'UFO mostrava caratteristiche che non possono essere spiegate da nessun aereo conosciuto o fenomeno naturale. Inoltre, aggiunsero che questo UFO era decisamente più piccolo di un aereo, quindi forse si trattava di una sonda aliena inviata per sorvegliare l'area dell'aeroporto. L'aereo del CBP ha continuato a seguire la sfera per più di 10 minuti e durante questo tempo si è mosso lentamente verso l'oceano. È lì che le cose sono diventate più strane, perché la sfera si è improvvisamente immersa nell'acqua e quando è emersa dall'acqua si è divisa in due UFO mentre viaggiavano alla stessa velocità. Gli UFO andarono nuovamente sott'acqua, ma questa volta non furono mai più visti. Il personale militare era perplesso e inorridito da ciò a cui aveva appena assistito. Sorprendentemente, sfere metalliche simili sono state avvistate sopra le basi militari statunitensi. Continuiamo a guardare il video per saperne di più. Numero 3. UFO visto nel cielo notturno dell'Oklahoma. Questo è un altro avvistamento avvenuto proprio di recente nel 2024. Il 4 marzo, un residente dell'Oklahoma si stava godendo una serata tranquilla con i suoi figli, proprio fuori dalla sua residenza, quando all'improvviso hanno notato qualcosa di anomalo sopra di loro. Videro un oggetto insolitamente luminoso nel cielo che emetteva una luce bianca luminosa. Inizialmente pensava che fosse una stella cadente, ma si muoveva estremamente lentamente per diventarlo.
poi all'improvviso, l'UFO ha emesso un pennacchio d'aria bianco simile a un'onda d'urto che ha ulteriormente perplesso gli spettatori. Alcuni in realtà pensano che si sia trattato solo di un lancio di un razzo che è stato gonfiato a dismisura. Sorprendentemente, quello stesso giorno, SpaceX ha effettuato un lancio da Cape Canaveral, in Florida, ma quel lancio è avvenuto in un momento e in un luogo totalmente diversi rispetto all'avvistamento dell'UFO. Quindi erano solo gli alieni a tenere traccia di tutti i lanci spaziali che facciamo? Recentemente Elon Musk ha addirittura affermato: "Non vedo alcuna prova della presenza di alieni. Poiché i satelliti Starlink non hanno mai schivato gli UFO. O forse questi UFO sono semplicemente troppo veloci per essere rilevati." Vedremo inoltre altri due avvistamenti UFO che sorprendentemente si sono avvicinati molto all'esercito americano. Numero 4. Baghdad Fantasma. Questo avvistamento è stato soprannominato Baghdad Phantom, poiché è avvenuto a Baghdad, in Iraq. Questa era una zona di conflitto attivo al momento dell'osservazione. Questo avvistamento è avvenuto il 14 maggio 2022. Sei immagini classificate sono state scattate a nord della città di Baghdad dall'aeronautica americana utilizzando un drone Reaper con una telecamera termica. Queste immagini sono state successivamente rilasciate dal regista e ufologo Jeremy Corbell, che ha anche fatto trapelare il video UAP di Jellyfish all'inizio del 2024. Quando queste sei immagini sono state unite insieme, puoi vedere chiaramente un oggetto simile a un disco, che ingrandisce rapidamente da sinistra a destra. Le imbarcazioni in rapido movimento sono alimentate da sistemi di propulsione come razzi o motori che creano calore, ma la telecamera termica che ha filmato l'oggetto ha mostrato che era più freddo dell'ambiente circostante. Ciò dimostra che sicuramente non era un razzo. Ciò implica anche che la navicella spaziale sia stata realizzata utilizzando una tecnologia altamente avanzata. Per un secondo, pensi davvero che stai guardando il filmato dell'UFO sull'aeroporto La Guardia, ma a infrarossi. Entrambi questi dischi condividono una sorprendente somiglianza e sono stati visti a soli 2 anni di distanza vicino agli spazi aerei nazionali e militari. Era lo stesso UFO che teneva d'occhio l'attività militare americana? L'esercito americano ha designato il disco come fenomeno aereo non identificato o UAP. Anche la ARO, un ufficio istituito dal Dipartimento della Difesa per indagare sugli oggetti volanti non identificati, è ora a conoscenza di questo caso e sta portando avanti le proprie indagini. Le riprese del Baghdad Phantom UAP non sono state un evento UAP isolato nell'area durante questo periodo di 24 ore. UAP costituiti da varie forme sono stati filmati durante questa serie di eventi UAP. Ma allontanandosi da Baghdad, un altro scioccante avvistamento UFO è avvenuto proprio accanto ad un aereo da caccia militare statunitense. Numero 5. Tic Tac UFO. Questo avvistamento è avvenuto nel 2004 e il filmato è stato ripreso a bordo di un aereo da caccia della Marina della portaerei nucleare USS Nimitz. Il filmato è stato catturato utilizzando un po' da infrarossi lungimirante di puntamento avanzato Raytheon, costituito dai sensori e dal sistema di tracciamento più avanzati al mondo. L'avvistamento di questo oggetto oblungo è avvenuto ad un'altitudine di quasi 20.000 piedi. Inoltre questo UAP non emetteva pennacchi di fumo come un aereo convenzionale. L'aereo da caccia si muoveva a una velocità di circa 250 nodi, ovvero quasi 300 miglia all'ora. Quindi anche questo UFO si muoveva a una velocità relativamente elevata, proprio come l'aereo da caccia. Il pilota da caccia ha cercato costantemente di modificare la modalità di tracciamento per comprendere meglio l'UAP, ma senza alcun risultato. E poi, dopo quasi un minuto e mezzo di tracciamento dell'UAP, ha improvvisamente accelerato verso sinistra ad una velocità senza precedenti, uscendo dalla vista del sensore. Successivamente l'aereo da caccia non è stato in grado di seguirlo. Gli alieni erano già consapevoli che l'aereo da caccia americano li stava seguendo e stavano semplicemente giocando? Cosa ne facciamo di tutti questi avvistamenti UFO? Numero 6. UAP delle meduse in Iraq. Questo filmato è stato pubblicato per la prima volta il 10 gennaio 2024 dai giornalisti investigativi Jeremy Corbell e George Knapp. Jeremy Corbell è un regista e ufologo con sede a Los Angeles.
ha ottenuto questo filmato del 2018 di un'incursione UAP filmata dai militari all'interno di una base operativa congiunta degli Stati Uniti in Iraq. Questo UAP fu immediatamente soprannominato l'UFO Medusa a causa del suo aspetto simile a una medusa. Il drone militare statunitense che monitorava questo UAP poteva vederlo solo in visione termica. Il drone designato per tracciare questo UAP ha il potenziale di agganciare il pneumatico di un'auto remota fino a 27 miglia di distanza. Ma questo avanzato drone militare statunitense ha avuto difficoltà ad agganciare questo Jellyfish UAP. Ciò indica che una tecnologia aliena stava cercando di disturbare i segnali del drone in modo che l'UAP non venisse rilevato. E la parte strana è che continuava a diventare bianco e nero, ovvero caldo e freddo istantaneamente in modo da non essere rilevato dalla termocamera. Il che dimostra che questo UAP sapeva di essere monitorato per il calore che emetteva e ha apportato modifiche immediate per non essere rilevato, implicando così che un essere senziente stava utilizzando quell'UAP. Dopo aver sorvolato per qualche tempo la base militare statunitense, l'UAP è uscito sopra uno specchio d'acqua, si è tuffato dentro ed è rimasto sott'acqua per quasi 17 minuti. E dopo 17 minuti schizzò fuori dall'acqua con un angolo di 45 gradi con una velocità incredibile e scomparve. L'UAP è andato sott'acqua per nascondersi dal drone di sorveglianza statunitense? Oppure faceva parte della sua missione quella di ispezionare l'area sottomarina attorno alla base militare alla ricerca di ulteriori armi? In ogni caso, l'esercito americano non ha idea di cosa fosse. E se questo strano avvistamento è stato sbalorditivo, aspetta di vedere i prossimi 11. Numero 7. UFO visto dal pilota colombiano. Questo avvistamento è avvenuto il 4 maggio 2023 ad Antioquia in Colombia. Il filmato è stato catturato dal pilota mentre volava sul suo Cessna T-303 Crusader. Secondo lui, l'oggetto è stato visto per la prima volta fluttuare e sembrava fermo in un punto specifico tra Medellín e Santa Fe. Mentre si avvicinavano all'UAP, questo si è mosso improvvisamente verso di loro. Ha quindi spostato il suo aereo e ha iniziato a filmare. Ma mentre lo faceva, l'UAP ha iniziato a muoversi verso di loro. È riuscito a evitare l'UAP volando a una velocità di circa 300 km orari. Il pilota ha espresso paura durante l'incontro, insistendo sul fatto che l'oggetto non era né un pallone, né un drone, né alcun oggetto a lui noto. Sfere volanti simili sono state viste anche in altre parti del mondo. Continuiamo a saperne di più. Numero 8. UFO visto dai soldati ucraini durante la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente affermato che utilizzerebbe armi nucleari se la NATO schierasse le proprie truppe sul terreno per combattere contro la Russia al fianco dell'Ucraina. Ed è stato dopo questa orrenda minaccia nucleare da parte di Putin che un UFO dall'aspetto misteriosamente inquietante è stato visto dai soldati ucraini. Questa è la seconda volta che un UFO viene avvistato in una zona di guerra. Normalmente gli UFO sono stati visti sopra le città e anche sopra le montagne. Ma raramente gli UFO sono stati avvistati dai soldati durante una guerra attiva. Il filmato mostra i soldati ucraini del 406 gradi battaglione totalmente senza parole e inorriditi dopo aver visto l'UFO proprio di fronte a loro. Non si può biasimarli per una reazione del genere, perché per un attimo hanno pensato che si trattasse di un nuovo aereo russo pronto ad attaccarli con un'arma nucleare. Ma questo UFO aveva la forma di un disco ed era completamente stazionario, fluttuando nell'aria per l'intera durata. Ciò ha completamente confuso i soldati ucraini che possono essere sentiti imprecare in russo per paura di non riuscire a comprendere ciò a cui avevano appena assistito. Il filmato spaventoso è stato catturato da un drone quadricottero a visione termica utilizzato dalle forze armate ucraine. Questo misterioso oggetto sospeso ha una sorprendente somiglianza con il Baghdad Phantom, un oggetto sottile e cilindrico avvistato sopra l'Iraq nel maggio 2022 dalla termocamera a infrarossi di un drone Reaper dell'aeronautica americana. E questa non è stata l'ultima volta che personale militare addestrato si è imbattuto in astronavi aliene.
Numero 9. UFO visto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato questo filmato riservato nell'aprile 2023. Questo filmato è stato girato da qualche parte in Medio Oriente, la posizione esatta non è stata rivelata. Un drone militare ha catturato un oggetto apparentemente simile a una sfera argentata che ha attraversato il campo visivo del sensore. Questo video è stato registrato il 12 luglio 2022. Il Dipartimento della Difesa ha affermato che, nonostante molteplici analisi, l'oggetto rimane ancora non identificato. L'oggetto volante sembra essere una lancia metallica lucida rotonda che si muove in linea retta. Poi improvvisamente si sposta a destra quando il drone militare cerca di agganciare la sua posizione. Ciò dimostra che la tecnologia altamente avanzata dell'UAP è stata in grado di rilevare il drone militare statunitense senza alcun contatto fisico. Anche fino alla fine del video, il drone militare non è riuscito a mettere a fuoco l'UAP poiché continuava a schivare il sensore. Poi un anno dopo, nel giugno 2023, la NASA tenne una conferenza stampa per parlare di quel particolare avvistamento UFO. La NASA sta anche lavorando a stretto contatto con il Pentagono per scoprire cosa hanno esattamente incontrato in Medio Oriente. Ma non era la prima volta che una sfera metallica veniva vista dal personale militare. Mentre andiamo avanti, rimarrai scioccato nel vedere quanto alcuni UFO si sono avvicinati alle forze armate. Numero 10. Nave triangolare vista dalla Marina degli Stati Uniti. Questo filmato è stato nuovamente trapelato dall'ufologo Jeremy Corbell, che aveva precedentemente pubblicato il video UAP di Jellyfish. Il video è stato registrato dal personale della Marina degli Stati Uniti ed è stato catturato con una telecamera per la visione notturna del cacciatorpediniere USS Russell nel 2019. Questo è stato poi diffuso da Jeremy Corbell nel 2021. Il briefing riservato del governo menzionava chiaramente che l'UFO triangolare non era sicuramente di proprietà dell'UFO Stati Uniti o qualsiasi altro paese o anche un'azienda privata di voli spaziali. Alcuni pensano che questa potrebbe essere una versione avanzata del Northrop Grumman V2 Spirit, noto anche come stealth bomber che l'esercito americano potrebbe aver testato in quel momento. Anche lo stealth bomber ha una forma triangolare e ha uno schema di volo simile. Sorprendentemente, il personale militare che ha registrato questo video ha affermato che l'UFO si stava comportando in modi inaspettati. Inoltre, la Task Force sui fenomeni aerei non identificati istituita nel 2020 non è stata in grado di determinare cosa fosse il velivolo. Un altro massiccio avvistamento UFO a forma di triangolo è avvenuto in Florida, negli Stati Uniti. Numero 11. UFO avvistati a Sunrise, in Florida. Questo filmato è stato registrato di notte da una telecamera del campanello a Sunrise, in Florida, nel 2023. In questo video si possono vedere tre UFO muoversi nella formazione di un triangolo equilatero. Una tale formazione sarebbe molto difficile da mantenere quando ci si muove ad alta velocità con uno qualsiasi degli attuali velivoli conosciuti. Gli UFO poi alla fine si disperdono in direzioni diverse. Un testimone oculare ha registrato un altro filmato dello stesso evento da un'altra parte della Florida, aggiungendo credibilità all'avvistamento. Questo filmato ci dà una migliore comprensione di quanto siano effettivamente distanti i tre UFO l'uno dall'altro. Quando si vede il primo filmato, inizialmente sembra una nave singolare con tre luci che brillano sui suoi tre bordi. Ma più tardi puoi vedere chiaramente che i tre UFO iniziano ad agire in modo indipendente e si muovono in direzioni opposte in modo perfettamente sincronizzato. Tale movimento sincronizzato è stato visto durante gli spettacoli aerei dei droni. Ma dovrebbe essere un drone molto grande, quasi delle dimensioni di un aereo, per brillare così intensamente nel cielo notturno da un'altitudine così elevata. Le persone in Florida non hanno ancora idea di ciò a cui hanno assistito quella fatidica notte. Ma aspettate di vedere l'UFO che ha quasi spaventato il personale militare cileno. Numero 12. UFO avvistato in Cile. Nell'1997 il governo cileno ha creato ufficialmente un comitato per lo studio dei fenomeni aerei anomali. Il comitato è stato creato con l'unico scopo di studiare tutti i rapporti sull'attività dell'UAP da parte di piloti civili e militari commerciali.
e uno di questi incidenti documentati e molto pubblicizzati è avvenuto nel 2014. Gli ufficiali della Marina cilena si sono imbattuti in un UAP mentre volavano lungo la costa di Santiago nel loro elicottero. Ciò che hanno incontrato li ha lasciati totalmente sbalorditi e confusi. Erano ad un'altezza di circa 4.500 piedi e per 9 minuti consecutivi continuarono a registrare questo UAP dall'aspetto strano. A prima vista sembra un razzo allungato che si muove orizzontalmente. Ma col passare del tempo, la parte frontale dell'UFO avanza lasciando dietro di sé una lunga parte orizzontale. Anche dopo aver studiato le riprese per 2 anni, l'esercito cileno non è stato in grado di identificare questo insolito fenomeno aereo. Inoltre sembra che gli alieni abbiano una base segreta sulla Luna, continuiamo a saperne di più. Numero 13. UFO avvistati sulla Luna da Mosca. L'attività UFO non è solo qualcosa che accade sulla Terra, ma anche sul nostro satellite naturale. Un fotografo di Mosca, Russia, ha catturato qualcosa sulla Luna che lo ha lasciato totalmente incantato. Ad ogni modo, ci sono teorie cospirative secondo cui la Luna è una base aliena, ma questo filmato non ha fatto altro che consolidare tali convinzioni. Nel 2019, un fotografo russo ha allestito la sua attrezzatura per fotografare la luna piena sulla città di Mosca. E mentre cercava di mettere a fuoco, vide qualcosa di molto insolito. A prima vista, poteva vedere 3 oggetti circolari che si muovevano vicino alla superficie della luna. E poi, quando cercò di rimettere a fuoco per confermare ciò che aveva visto, con suo grande stupore, ora c'erano più UFO circolari che si muovevano alla stessa velocità da sinistra a destra sopra la Luna. Sembrava che un intero battaglione di UFO stesse volando in missione sulla Luna. Gli analisti non sono ancora in grado di accertare cosa fossero esattamente questi oggetti lunari circolari volanti. E sembra che una di queste sfere aliene sia arrivata in Sud America. Numero 14. UFO visto da un pilota commerciale in Colombia. Questa è di gran lunga una delle prove più convincenti della presenza di UFO che sia mai stata registrata. Il video unico nel suo genere è stato registrato dal pilota di un aereo commerciale in Colombia. Nel febbraio 2020, un Airbus A320 era in volo di routine sorvolando Medellín, in Colombia. A circa 30.000 piedi di altezza, il pilota ha deciso di tirare fuori il telefono e registrare la vista. Ma con suo grande stupore, individuò un cubo metallico con bordi appuntiti che si muoveva senza soluzione di continuità in linea retta. Ora, se questo fosse un pallone meteorologico, oscillerebbe da sinistra a destra, ma sembrava muoversi in avanti in una direzione, il che implica che fosse azionato da una sorta di potente motore. Un oggetto simile è stato avvistato da un pilota di caccia statunitense nel 2018 sopra l'Oceano Atlantico a un'altitudine di 35.000 piedi. Quell'UFO non è stato ancora identificato e la sua struttura sembra essere molto simile a quella cubica vista dal pilota colombiano nel 2020. Che si tratti di astronavi con equipaggio alieno o semplicemente di sonde inviate per monitorare l'area, né gli Stati Uniti né l'esercito colombiano ha qualche indizio. Ma questi avvistamenti UFO non sono nulla in confronto a ciò che l'esercito americano ha riscontrato in California. Numero 15. UAP avvistato dal pilota della Marina in California. I piloti della Marina americana spesso sorvolano gli stati per operazioni navali di routine. Ma nel 2004, durante una di queste operazioni di sorveglianza aerea di routine, un pilota della Marina catturò qualcosa di molto insolito sul suo radar. L'incidente è avvenuto al largo della costa della California. Inizialmente il pilota pensò che ci fosse qualche errore nel suo radar. Ma dopo un po' si rese conto che si trattava davvero di un aereo che volteggiava proprio davanti a lui. Era un oggetto di forma ovale che rimase sospeso nella sua posizione per parecchio tempo. Anche il pilota che ha registrato il filmato ha affermato che il velivolo non si comportava secondo le normali leggi della fisica. Dopo aver notato questo strano velivolo, il pilota lo ha segnalato al Dipartimento della Difesa. Per quasi 16 anni, il Pentagono ha mantenuto questo video riservato, ma nell'aprile 2020 il Dipartimento della Difesa lo ha reso pubblico.
nel 2020 sono stati resi disponibili al pubblico anche altri due video classificati. Numero 16, UFO visto dai piloti nel 2015. Il secondo video classificato che è stato reso pubblico riguardava i piloti che si imbattevano in un disco volante che si muoveva a velocità enormi. Questo incidente è avvenuto nel 2015 vicino alla costa orientale dell'America. All'inizio i piloti sembravano sconcertati nel vedere questo UAP. Ciò che li sconvolse ulteriormente fu il movimento di inclinazione del velivolo da sinistra a destra che manovrava a mezz'aria mentre viaggiava a grande velocità. Il pilota ha inoltre notato che l'UAP si muoveva contro la direzione del vento che in quel particolare giorno aveva una velocità di 120 nodi, circa 138 miglia orarie. Quindi questo disco volante dovrebbe possedere un potere immenso per muoversi a velocità così elevate nonostante tale ostruzione da parte del vento. Il Dipartimento della Difesa deve ancora stabilire cosa fosse esattamente questo UAP. L'ultimo avvistamento dell'UAP ha fatto saltare dalla sedia anche il personale militare americano. Numero 17, UAP visto dai piloti della Marina sull'oceano. La posizione esatta di questo ultimo avvistamento UFO classificato non è stata rivelata. Ma proprio come i due video precedenti, il Pentagono ha reso pubblico questo video classificato nell'aprile 2020. Questo avvistamento è avvenuto solo pochi mesi dopo che il disco volante inclinato era stato avvistato sulla costa orientale dell'America. Dal video sembra una sfera metallica che si muove in linea retta sulla superficie dell'oceano. Questo ha anche una sorprendente somiglianza con la sfera metallica avvistata in Medio Oriente nel 2022 che continuava a schivare il sensore del drone militare. Fortunatamente questa volta gli abili piloti della Marina americana sono riusciti ad agganciare la sfera metallica. Il Pentagono ha rilasciato i tre video di cui sopra con la dichiarazione in cui si afferma che il Dipartimento della Difesa sta rilasciando i video per chiarire eventuali malintesi da parte del pubblico sul fatto che il filmato che è circolato fosse reale o meno, o se ci fossero o meno e più per i video. I fenomeni aerei osservati nei video rimangono caratterizzati come non identificati. E questa è la stessa storia anche oggi. Nessuno degli avvistamenti UFO è mai stato confermato con alcuna prova fisica concreta. Ma sia gli UFO che i cacciatori di alieni sperano che il 2024 sia finalmente l'anno in cui gli esseri umani potranno vedere dal vivo un'astronave aliena.